Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, tipo la quarta volta che filmo questo intro perché non riesco a dire la parola scientificamente. Quindi forse ce la posso... scientificamente. Forse adesso è la volta buona. Quindi in questo video vi dirò 10 trucchetti per perdere peso senza diete, che sono veramente assurdi, ma che funzionano perché sono tutti scientificamente provati. Ecco, ce l'ho fatta. Quindi siccome in questo periodo anch'io ho messo su qualche chilo, in molte l'hanno notato e subito si grida: oddio, è incinta. Oddio, è incinta? No, non sono incinta, ho semplicemente messo su qualche chilo. In molte mi dite che sto meglio, ma io voglio riperderli, quindi diciamo che ho fatto molte ricerche ultimamente. Condividerò con voi questi trucchetti. Iniziamo subito con il primo. Numero 1: accendete sempre le luci al massimo quando mangiate. Ebbene sì, lo sapete perché i ristoranti vi fanno cenare molto spesso il lume di candela, non solo perché questo crea un'atmosfera romantica, ma perché mangiare con luci soffuse vi fa perdere l'inibizione dell'appetito e quindi tendete a mangiare di più. Quindi più alte saranno le luci, più luminosa sarà la stanza quando mangiate, tenderete a saziarvi prima e quindi a non esagerare e a non continuare a mangiare quando già siete sazi. Numero 2: se dopo cena avete ancora fame, avete voglia di qualcosa di dolce, invece che mangiarvi un dessert, una bella torta, provate ad accendere una candela alla vaniglia. Ebbene sì, è stato provato che il profumo della vaniglia aiuta a bloccare la voglia di dolce. È stato effettuato uno studio su 160 persone e con il profumo di vaniglia queste 160 persone hanno perso 2 kg ognuna perché appunto non avevano più voglia di mangiare il dessert. Numero 3: giocate ai videogiochi. E voi mi direte: ma come fanno i videogiochi a farmi dimagrire? Ebbene sì, è stato scientificamente provato ed è stato pubblicato sulla rivista Appetite che giocare ai videogiochi fa passare la voglia di mangiare fuori pasto, stupidaggini tipo patatine, dolcetti eccetera eccetera, cose non sane. Quindi i partecipanti a questo studio hanno giocato a Tetris e questo gli ha fatto perdere la voglia di mangiare stupidaggini nel corso della giornata, appunto fuori pasto. Naturalmente qualsiasi cosa è utile, chiacchierare con un'amica quando appunto avete queste voglie, sapete che non è esattamente ora di pranzo, non è esattamente ora di cena, sarebbe meglio non mangiare troppe stupidaggini, quindi qualsiasi cosa è utile per distrarsi, chiacchierare con un'amica, uscire, non lo so, andare a fare shopping, ma appunto giocare ai videogiochi ha dimostrato che ciò fa passare la voglia di mangiare schifezze. Numero 4: preferite i cibi incartati a quelli sfusi. Ebbene sì, ci sono vari studi in realtà che lo dimostrano. C'è Brian Wenskind che ha ispirato peso personale, di cui parleremo dopo, ma ne ha parlato anche lui. Un esempio facilissimo sono le caramelle. Se voi avete un pacchetto di caramelle e dovete scartare ognuna prima di mangiarla, tendete a mangiarne di meno rispetto magari a un pacco di caramelle dove ne abbiamo un sacco sfuse all'interno. Quindi preferite sempre, se volete magari comprarvi le caramelle, appunto un qualsiasi altro dolcetto, qualche sfiziosità, è sempre meglio prendere quelli che sono incartati singolarmente. Non farà tanto bene all'ambiente perché avremo più rifiuti ma riciclate, però farà bene alla nostra alimentazione. Numero 5: annusate mele, banane e foglie di menta. E anche qua mi direte: ma Nicole, scusami, cioè se io ho fame perché mi devo mettere ad annusare il cibo, nel senso io voglio mangiarlo. Lo so, ma uno studio anche molto autorevole del dottor Alan Hirsch dello Smell and Taste Treatment and Research Foundation a Chicago ha fatto un test su 3000 volontari e più spesso questi volontari sniffavano mela, banana e foglie di menta, meno fame avevano, tant'è che alla fine questi 30.000 volontari in media ognuno ha perso 30 pounds, quindi più o meno 13 kg. Assurdo ma vero, io non l'ho ancora provata questa cosa, ma vi giuro che lo farò. Se tutti mi guardano e pensano che io sia cretina, non me ne frega niente, perché è una cosa provata, dimostrata. Quindi quando abbiamo voglia di mangiare qualcosina di dolce, qualche stupidaggine che sarebbe meglio non mangiare, anche perché oltre a farci ingrassare non sono neanche tanto sane, annusiamo una banana, annusiamo una mela. Se gli altri ci guardano male, spieghiamogli che il dottor Hirsch di Chicago ci ha detto di farlo.
Numero 6, anche questo è molto importante: non facciamoci venire i sensi di colpa se sgarriamo. Se a Pasqua ci mangiamo le uova di cioccolato, ci mangiamo la colomba di cioccolato, mangiamo troppo a pranzo in famiglia, eccetera, non facciamoci venire i sensi di colpa. E c'è anche uno studio che ci dice di non farlo. Perché? Perché se ci facciamo venire i sensi di colpa, questo provoca stress, e lo stress provoca ancora più fame. E ce lo dice il professor Neff dell'università di Austin in Texas. Quindi se mangiamo troppo una volta tanto per Pasqua, insomma, chi non lo fa, non stressiamoci, perché fa male alla salute e poi ingrassiamo ancora di più. Numero 7, e qui arriviamo a peso personale, di cui vi ho anticipato qualcosina prima. Ebbene sì, peso personale che cos'è? È un programma, non è una dieta, anzi è molto contrario alle diete come programma, perché non servono a niente, anche perché se ci mettiamo a dieta ferrea, ok, magari perdiamo qualche chilo per poi riprendere l'esatto tutti i chili che abbiamo perso, se non di più. A chi non è capitato è il classico effetto yo-yo, è capitato molto spesso anche a me, purtroppo. Lo sappiamo, il mondo delle diete è un gran casino, ormai nessuno sa più che cosa sia meglio mangiare o non mangiare, se sia meglio fare diete o non fare diete. Purtroppo più pensiamo alla dieta, quindi più pensiamo all'alimentazione, più ci viene fame, perché è come dire, se io vi dico non pensate ad un elefante rosa, voi la prima cosa che pensate è un elefante rosa, quindi è meglio non veramente focalizzarsi troppo sul cibo. E peso personale, questo che fa è un programma che ti segue non solo nella perdita di peso, ma più che altro psicologicamente è un programma che è stato approvato da vari psicologi, e una cosa che va molto molto più sul profondo è che ti permette non solo di non fissarti con l'alimentazione, di non fissarti con le diete, perché prima di tutto è una cosa non sana, seconda cosa nemmeno funziona, ma è un programma che ti accompagna con il rapporto con il cibo, con il rapporto con le tue emozioni, con il rapporto con il tuo corpo, quindi è una cosa che va al di là del solo aspetto fisico, un programma a 360 gradi che non solo alla fine ti aiuta a trovare il tuo peso personale, perché non è esattamente un programma per perdere peso, appunto il fondatore è molto contrario alle diete, ma è più che altro un programma che ti aiuta a trovare e poi a mantenere il tuo peso ideale, proprio perché non si può continuare a fare diete a vita, e dimagrire è solo una piccola parte del processo che tutto questo programma poi ti porta a fare. Io naturalmente vi lascerò tutti i link qua sotto nel box informazioni a questo programma, provate, andate a vedere, c'è la pagina Facebook, andate giusto per farvi un'idea, perché è un programma che è stato notato da molti esperti nel settore che ne sono rimasti veramente entusiasti. A me ha fatto molto piacere avere a che fare, discutere, avere l'opportunità di parlare con il fondatore di peso personale, che poi è stato contattato da vari psicologi, da vari dietologi che sono rimasti entusiasti del suo programma, proprio perché ti dà una forza che è incredibile. Ed appunto ci tengo a sottolineare, visto che anche l'anno scorso il mio video più o meno simile sullo stesso argomento ha creato tanto scalpore, molte critiche, questo è tutt'altro che un programma di diete, questo è un programma che ti aiuta a trovare il tuo peso personale, che non è appunto un, perché ce ne sono tanti di programmi che promettono cose inverosimili, ti promettono risultati non ottenibili in poco tempo, che va a nuocere anche alla salute, mentre questo programma va al di là. È stato tra l'altro creato da un matematico, quindi un ragazzo laureato in matematica, che in realtà per amore, per passione e ha poi creato questo programma, che inizialmente non voleva nemmeno trasmettere al grande pubblico, ma era più che altro concentrato per suo padre, e poi invece appunto ha avuto l'attenzione di così tanti esperti nel settore che ha deciso di appunto trasmetterlo a tutti noi, insomma. Quindi vi lascio qui sotto tutti i link, andate almeno a vedere anche la pagina Facebook, il sito, insomma, perché veramente è una cosa unica nel suo genere, che ha già aiutato tante tante ragazze e tanti ragazzi, quindi perché no, diamogli un'opportunità. Se siete interessate, tra l'altro, potete partecipare anche agli eventi dal vivo, ce ne sarà uno a Torino a maggio, ma se andate qui sotto nella pagina Facebook trovate tutte le informazioni. Io ci tengo appunto a dare un'opportunità a ragazzi come lui, che sono appassionati, che lo fanno non solo per lavoro ma per amore, perché pensate che lui per lavoro fa tutt'altro, quindi ha passato le notti a creare questo programma
per pura passione. Io gli ho chiesto di darmi perché fa sempre comodo, con qualsiasi azienda io collabori chiedo sempre un coupon, un codice sconto per voi, perché insomma mi sembra giusto che, essendo mia follower, abbiate l'opportunità di avere qualche sconticino, non fa mai male. E quindi il codice sconto di oggi è KissAndMakeup5028, quindi KissAndMakeup5028, magari ve lo scrivo qua sotto. Il corso al pubblico è di 127 euro più IVA, ma c'è un prezzo speciale appunto per le mie follower che è di 77 euro più IVA. Anche se non volete partecipare subito al corso, magari volete farlo tra un po' di tempo, non c'è problema, anche se volete iniziare dopo Pasqua, il che è comprensibile visto tutti i dolciumi che ci mangeremo, non ci pensiamo, ma appunto vi conviene iscrivervi subito, perché poi non ci sarà più l'occasione di utilizzare questo, questo codice sconto, quindi magari vi conviene iscrivervi adesso per poi iniziare tra un po', perché non c'è nessunissima fretta, ma almeno approfittate dello sconto che non sarà appunto valido per sempre. Tra l'altro, per le prime 40 che utilizzano questo codice sconto, quindi affrettatevi perché non so quanto sarà disponibile questo prezzo, per le prime 40 il prezzo viene scontato ulteriormente e sarà di 47 euro più IVA. Un prezzo così basso non l'aveva mai fatto per questo programma, quindi sono molto molto contenta. C'è una pagina dedicata, ma appunto trovate tutti i link qui sotto, naturalmente dare un'occhiata non costa nulla, quindi ascoltate un attimino, vedete un attimino e fatemi sapere che cosa ne pensate. C'è una versione premium del corso che, se se appunto volete andare più in profondità, vi include due sessioni di coaching dopo la prima settimana, una consulenza psicologica naturalmente con uno specialista nel settore, e a fine percorso c'è anche una consulenza con un nutrizionista. Naturalmente il prezzo è diverso, è di 287 euro più IVA, ma appunto trovate tutte le informazioni sul sito eccetera eccetera. Lo sto facendo anch'io tutto il percorso, quindi fatemi sapere, anche perché con il vestito da sposa spero di perdere quei 4 chiletti che ho messo su, quindi, e non sono incinta, ci tengo a smentirlo di nuovo, non sono incinta, io appena metto su 3 kg, sei incinta? No. Numero 8, dormite completamente al buio. Ebbene sì, anche qui mi direte, ma Nicole sei impazzita, nel senso, com'è che dormire al buio può aiutarmi a perdere peso, cioè se ho la luce della TV accesa che mi cambia? Ebbene sì, c'è uno studio assurdo, me ne rendo conto, ma anche questo è provato, dell'Ohio State University, che ha scoperto che le persone che dormono completamente al buio, quindi no luce della TV, nessuna lucina piccolina sul comodino, nessuna piccola luce della sveglia, niente di niente, vi rende meno propensi a mangiare eccessivamente. Ebbene sì, le persone che dormono completamente al buio non hanno tanta voglia di snack fuori pasto quanto le persone che invece dormono con una lucina accesa nella stanza. Lo so, è pazzesco, sembra che le due cose non siano correlate, invece in qualche modo lo sono. Numero 9, bevete un bicchiere d'acqua prima di iniziare ogni pasto. Questa è una cosa facilissima che possiamo tranquillamente includere nella nostra routine quotidiana. Prima di metterci a tavola, un bel bicchiere d'acqua, meglio se tiepido. Perché? Perché molto spesso non ci rendiamo conto, ma crediamo di aver fame, invece abbiamo sete. Pochi di noi bevono 2 litri, 2 litri e mezzo di acqua al giorno, il fabbisogno di acqua. Molti di noi ne bevono di meno e quindi siamo perennemente un pochino disidratati e sentiamo che ci manca qualcosa, ma non è fame, più che altro è sete. Quindi se beviamo un bicchiere d'acqua prima di mangiare, cenare, fare colazione, qualsiasi cosa, oltre a migliorare l'idratazione, a renderci più sani, la pelle diventa più bella, i capelli diventano più belli, insomma è molto importante bere molta acqua, questo già lo sapete, ma se lo facciamo prima di ogni pasto non rischiamo di mangiare troppo, più di quanto abbiamo bisogno, perché sentiamo sete e non fame. Numero 10 e ultimo trucchetto per oggi: mangiate sempre da seduti. Ebbene sì, molto spesso tendiamo a mangiarci un trancio di pizza, un panino mentre camminiamo, così acquistiamo tempo, siamo sempre tutti di fretta eccetera eccetera, in particolare sono sempre in ritardo, però è stato dimostrato che mangiare da seduti ci aiuta a non esagerare, nel senso tendiamo a non mangiare troppo una volta che siamo sazi. Nessuno vi dice di non mangiare quando naturalmente avete fame, però quando siamo già sazi, se siamo in piedi
tendiamo di più a prendere qualcosina, oppure tendiamo a finire magari un panino gigante anche se già a metà non avevamo più fame, mentre questo tende a non succedere quando siamo seduti. Bene sì, anche questo è stato provato, strano ma vero, quindi se potete scegliere tra le due cose, mangio una cosa al volo camminando, no, meglio sedersi, spendere quei 5 minuti in più, ma perlomeno non mangiate più di quanto avete bisogno. E quindi questo è tutto per oggi, spero vi sia stato utile, vi sia piaciuto questo video, sicuramente è stato utile a me perché sto seguendo tutti questi consigli, perdiamo questi 4 kg insieme ragazze, e niente, io vi mando un bacione grandissimo, ma come al solito vi voglio tanto bene, quindi non dimenticatelo, scrivetemi tutto nei commenti mi raccomando, ahia stavo per uccidermi perché leggo sempre tutti i commenti e cerco di rispondere a quante più persone possibili, quindi spero ve ne siate accorte, in molte mi hanno detto che ve ne state accorgendo perché mi sto prendendo ogni volta quando carico un video, mi prendo tipo un'ora per rispondere a tutte quante, poi il giorno dopo ritorno e continuo a rispondere, quindi mi fa piacere che si sia visto questo mio impegno, vi mando ancora un bacione enorme e alla prossima, ciao!